entrare. E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Mi spiace per prima ed oggi siamo su determinazione. Praticamente, da come potete vedere, le faranno diventare le anime di colori diversi. Ah, difficoltà. Pratica. Nessuno più. Normale. Siamo l'anima rossa e dobbiamo scrivere questi. Ho capito tutti gli attacchi che dei mostri. Questo è quello di Tariel. Oh, ce la sto facendo! Ora è il momento di Papyrus. Tatara tatara. Apro circo, apro. Se non avete visto Madagascar 3, vi invito a guardarlo. Bene, ora è il momento di Sans. Bisogna restare al muro. Ops. Wuppu! Wuff! 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 Aio! Mi ha preso! Hoppu! Yup! Wuff! No! Wuff! Oh. Mamma mia, quel colpo! Ora è il momento di Undyne! Il turno di Muffet. Oh no, ecco, sto facendo, spara Metaton, spara i Metaton. A qualche parte da un momento all'altro, ecco il turno di Asgore. Questo è quello più difficile. Comunque sto gioco è ancora in elaborazione, dovremmo accontentarci solo di 5 stelle. Oh, ma... Cos'è questo? È di nuovo Sans? Sono i dannati Gluster... Dannati Gluster Blaster! Sto morendo! A sto punto salvo, save. Che succede? Finale Sun System. Quella è Chiara, quello che ti vedrà nel finale della Genocide, e quello è, non ricordo come si chiama, Asriel, che è l'anima dentro fa. Nevet Kamer. Che succede? Omega Flowey! È Omega Flowey! Oppure Photoshop Flowey, come lo volete chiamare? Ci sta lanciando... Sta lanciando i petali dappertutto. Ora delle spade. Oh,
Arrivano da Uma! Credo di aver capito perché a questo punto non c'ero mai arrivato. Forse è perché voi mi state dando la determinazione! Oh, le mani! Questo è brutto! Non voglio risentire. Abbasso il volume perché non voglio risentire la risatina. L'ho fatto! Dannati petali dell'amicizia! Ora le spade! Ci sono le mani! E questo è girare in tondo! Ora va al contrario! Oh! Le padelle! Praticamente ci sono tutte le opzioni della battaglia contro Omega Flowey! Capito? Le altre cose, non i petali, sono delle cose che si possono vedere solo nei livelli delle anime. Danziamo insieme, spade. Dannate manine! Sì, lo so. Se mi puoi sentire,
Basta, esci, smettila, esci da questo corpo. Non smettila di essere un fiore. Lo potete vedere nel velo finale di Undertale, nella Pacifist. Il tacco! Quanto detesto questo! Come ti sblocca il vero finale? Beh, dovete risparmiare i mostri. Sia risparmiandoli tutti, sia grandi che piccoli. Mi sembrava strano che stesse rallentando. Salvo! Bene. Point and Toby Fox. Bene. Oh! Papyrus? Quello è... non ricordo. Essence. Ho completato il gioco! Sì! Sentite, così tanto di parlare di finali che mi viene, che voglio farvi vedere una cosa. Il martello, ecco qua. Mm-hmm.
Sentite, scrivo Undertale Animation Ita, l'ho fatto da solo. Ti chiedete chi era quel tizio nel finale? Beh, si chiamava Gaster. E perché era con Sansa e Papyrus? Beh, perché c'è la teoria che... No, praticamente era una... Era uno scienziato. Il primo prima di Alvis. Ma un giorno fece un esperimento. E non andò bene. E fu così che esplose nello spazio-tempo. E dopo nel gioco può osservarvi. Non so cos'altro, ma non può toccare o interagire con voi. Il finale normale. Come ha fatto? Papà? Flowey? Oh! È come morto ridicolmente. Oh, oh. Ha crashato il gioco. Everything went to do. They died. Che bestia! Lo immagino. Game over. Perché tutte queste risate? È diventato fortissimo. Pensi di potermi uccidere? Io sono un dio. No. Mai! Se sentite strani suoni, non sono io. Basta! Vi faccio vedere una cosa. Praticamente l'Omega Flowey nel gioco è fatto davvero brutto. Guardate. Meglio se non lo... Pubblicità che interrompe. Ecco. Quanto è brutto! A sognarselo negli incubi. Proprio. Oh, questo! Ciao. Avevo un po' di... Non spoiler il gioco.
È impossibile avere il terrodotto. Per colpa di chiacchiero come te. Per favore, fa rimanere tutto tra noi. Se lo metterai online, nessuno si sopra. Ti sarà colpa tua. Sta... Fa niente jumpscare. Fa niente jumpscare. Solo un replay. Ok. Allora. Video, poi posso concludere qui. Facciamo il finale genocidio. Aspetta. Sono stanco. Vai, ho fatto di tutto. Ho letto ogni libro. Ha bruciato ogni libro. Ho perso. Ho pure tolto, rimesso di iscrizione al servizio. Wing. Iscritto. Anche. Va Luigi! Take 2. No! Ah! Proprio imprevedibile. No.
a ridere. È molto stanco. Per fortuna. Come ho fatto? Ancora per poco. Dannato. Dannato. E spegni, riaccendi. Ha, bruciato. Ha, no. Oh, ha, bravo. Yeah. Te aiuto. Te aiuto. Te aiuto. Te aiuto. No, oh. Ah. Come fa? Ai. Ho smesso di cercare la via per andarmene molto tempo fa. Molto. Basta che restai fermo. Meno della superficie. Neanche mi interessa più. Perché anche se riuscissimo, torneremo indietro e rifaremo le stesse cose senza alcuna memoria. Cheat. Forse non posso perché sono troppo pigro. Ma che ne so. Quel che so è. Beh, ma perché te lo sto dicendo? Sei solo uno spettatore. Non è vero. That. Sì, ascolto. Lo sento. Qualcuno che è buono lì. Qualcuno che non vuole questa sia la fine. Qualcuno che vuole molto, molto di più. Andiamo, compare. Però, piccoletto, amico. Ricordati i bei vecchi tempi. Dopo inizia la quarta miglio. Risparmi senso? Sì o no? Ma che? Magari mangiare qualcosa, guardare qualcosa, scherzare e fare più meme. Ma è ridicolo, giusto? No! Un altro gesto. Di persona che non sarà mai soddisfatta. Resta fermo. Perché, vedi? Mi sta stancando. Quella sì che è la Sans Dance. Poo, pa, poo, pa, poo, pa.
Via! Si addormenterà e lo ucciderà di nascosto. Che faccio le serial killer. LOL! LOL per te ora! Osservate che succede ora. Ecco. Che Girbis? Boh, non lo sapremo mai. Ma Luigi! Ce l'ha fatta! Ora è il turno di Asgore! Ea! La stessa cosa però con un suono diverso. È più divertente. Yeah, yeah, yeah. Morto. Visto? Non ti ho mai tradito. Era solo uno scherzo, però. Solo uno scherzo. Dopo tutto, sono io. Il tuo migliore amico. No. Posso aiutarti? No. Posso ancora aiutarti? No. Posso? No. Ma con che faccia sbadata? Vai! Faccia il tavolo! Vai! Che brutto! Sì! Vado in retro, statera! Vado in retro! Vado in retro, statera! Ancella, non farlo. Devo saltare perché è lunghissimo sto parte. Oh sì! Via! È costretto a cancellarlo. Allora, non è il rap. È in italiano, non l'avevo neanche notato. Allora. Sans, svegliati!
Che cos'è? C'è un... Che cos'è? È un umano che è caduto dalla superficie. Davvero? Avete qualcuno stato in spesso? Non c'è tempo per fare delle risate. Ne ho abbastanza. Va bene, ci risiamo. Benvenuto nel sottosuolo. Com'è stata caduta? So, devo dare un'occhiata in giro. Faccio una... Non spesso esseri umani siamo niente. Già caduto, di un'invenzione popolare, tutti i nostri cittadini. Ehi papà, non c'è in che maniera, dannazione, senza non lo tengo. Sare, guarda il fratello, tu non sei un patatico, chiamalo come vuoi, una pelle d'uovo, un momento finito con lui. E non siamo molto terribile, ci scritto, non possiamo, la tua determinazione. Che perché i mostri abbiamo le nostre motivazioni. Non ci hanno radici a bruciare. Nel nostro viaggio di ritorno verso la superficie. Attraverso tutti i tuoi viaggi i peccati ti seguiranno. Le cose non saranno facili da digerire. E nel nostro umano dovresti saperlo. Questa è la storia dell'osso. Davvero senza cosa? È una frattura. È davvero intelligente. Grazie, fratello. Sei bloccato nel sottosuolo. Grazie alla caduta. Buona fortuna di cercare di uscire fuori. Preparati a combattere. Presti mancherai pietà. O riduci in polvere. E nel tuo cuore è pieno di malvagità, con il piano il grande virus ti è finito a farti un piccato la testa con i tuoi puzzle e non mi dare sono sentirsi sembra un manchetto le spaghetti, sembra che la crepasta sia pronta, basta senso, non ho basta, sembra che quello se niente si è rotto, non possiamo arrivare alla tua determinazione. E i mostri abbiamo le nostre motivazioni. Io normalmente lui è il complice. Tu sei ancora vivo perché ho fatto una promessa. Nella tua mente quando vagherai per ore. Ma per ancora iniziare a parlare con dei fiori. Il vero mostro non è, dovresti saperlo. Hai ridotto questa storia all'osso. Un giorno mi inuno alla guardia reale. Quando questo bambino essere così difficile. Guarda l'essere onesto. Mio fratello non è altro che un infeso. Conosco cosa vuoi. Aspettare il mondo con una fan. Più o meno divertente confuso. Tendere il destino saresti già morto. Lo scherzo, se si poteva, non sono divertente. Giù nel sottosuolo, sei tutto solo. Volevamo solo dirti, sei tutto... Oh, sei solo in questa prigione. Sembra che il mio scherzo con i mostri. Non ho un giorno i bambini piccoli. Ma Junior... Non so che lo risolverò. Lasciami da solo! Il trombone! Che uso? Non sei da che non arrivare alla tua determinazione. Il nostro mostro abbiamo le nostre motivazioni. Anche se ormai basta. E se giocare ancora se vedi la tua anima. Il mio occhio vede tutto ciò che fa. Vede tutto con gli scaltri dentro il tuo armadio. Che è il vero mostro ormai dovresti saperlo. Ho tutta questa storia all'osso. Mamma mia, non me l'aspettavo. Questa. Allora,
direi di concludere questo video qui. E sapete un... E direi di concludere questo episodio qui. Spero vi sia piaciuto. Non dimenticate di iscrivervi e di commentare qui sotto se non l'avete ancora fatto. E noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ciao!